Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e a tutti, grazie Ettore, grazie soprattutto a tutti voi, perché essere qua tutti insieme in pieno luglio con questa temperatura fresca e tranquilla, tipica di momenti di villeggiatura primaverile, dimostra una cosa molto semplice. Noi crediamo alla politica e continuiamo a farlo con una passione civica straordinaria. Questa è la comunità, le donne e gli uomini di Italia Viva, e per questo vorrei ringraziarvi. Ho fatto un mezzo accordo con i giornalisti prima, dico la conclusione, faccio spoiler, poi parlo per un'oretta, tanto c'è l'aria condizionata, tranquilla, alla faccia di Putin, e vi lascio liberi di non seguire tutte le mie elucubrazioni che spero possano aiutare la nostra discussione. Italia Viva è qui perché non si rassegna alla catastrofe voluta dal Movimento 5 Stelle e da Giuseppe Conte. Italia Viva è qui per dire a Mario Draghi vai avanti. Italia Viva sarà qui per i prossimi 3 giorni per continuare fino a mercoledì a dire con forza Draghi bis. Nel momento in cui mercoledì queste condizioni non si verificassero, allora saremmo pronti alle elezioni. Ma il punto di riferimento oggi per noi è l'interesse del Paese. L'interesse del Paese non può essere disintegrato dall'avvocaticchio del populismo che per un'invidia personale e politica ha cercato di mettere in ginocchio l'Italia. Avanti con Draghi! Fatta questa parte sintetica, che sta sotto il minuto, quindi veniamo alla parte un pochino più politica, e vorrei partire da una foto, la mostravamo ieri a Santa Marinella alla presentazione del libro, è l'immagine che a me ha colpito di più in questa settimana. Non è l'immagine di Dinca, è l'immagine che il telescopio ad altissima precisione, forse uno dei più straordinari elementi di innovazione tecnologica prodotto da una cooperazione della NASA, dell'Agenzia Spaziale Canadese e dell'ESA, che è l'Agenzia Spaziale Europea, perché nel mondo quando si coopera e si collabora i risultati si ottengono meglio. Questa immagine è un'immagine semplicemente impressionante. Devo dire che Biden, tra tutti gli elementi di difficoltà che sta vivendo, questa l'aveva presa bene, perché ha scelto di twittare, non questa, un'altra, ma la prima immagine dal suo account, quello di POTUS, Presidente degli Stati Uniti. Ho detto che Biden ha fatto una cosa bene, subito il microfono ha fatto le bizze. La NASA l'ha definita come... Dico, ha fatto bene Biden, perché? Perché ha dato centralità e importanza a una cosa che altrimenti non avrebbe visto nessuno. Ma questa è una rivoluzione. È una rivoluzione perché cambierà molto del modo con il quale si studia non soltanto... Ragazzi, laggiù in fondo, se c'è qualcuno da chiacchierare, esca, lo dico ai giornalisti, tanto si sta parlando di politica noi. Quindi se volete stare ad ascoltarci, bene, se volete stare a fare i dibattiti, perché se no si sente da qui, immagino lì. La NASA l'ha dipinta come il momento in cui l'universo accende la luce. Allora, io faccio fatica, io per primo, perché non ho una competenza tecnica a capire di che cosa stiamo parlando, ma questa è una sorta di immagine che sembra il futuro e invece è il passato. Stiamo risalendo anni luce, milioni di anni luce, miliardi di anni luce. E in questa operazione capiamo il momento del Big Bang, come nasce una stella, come muore una stella, come le galassie esprimono la loro vitalità.
Voi direte, Matteo, ma cosa ce ne frega? Stiamo a parlare del governo Draghi bis. Guardate che questa è la cosa più bella e più importante che potesse accadere. È un'immagine carica di mistero, di inquietudine, di bellezza. Io sono credente, la prima cosa alla quale ho pensato è il Salmo 8. Se guardo il cielo, la luna e le stelle, cos'è l'uomo, perché te ne curi? Chi di noi è cresciuto riflettendo su Pascal sa che questa è forse l'immagine più bella del rapporto tra il mistero, il creato per chi crede, e il cuore dell'uomo. Ma pensate, dando uno sguardo laico, diverso, a Immanuel Kant. Immanuel Kant che dice la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me. Tutta la storia della donna e dell'uomo è una storia che ha a che vedere con l'abisso dell'universo e con le stelle. E oggi una operazione di cooperazione scientifica dimostra che l'innovazione vince. Dimostra che si può andare in profondità. È un'immagine che va in una profondità mai vista e che supera le barriere del tempo in modo mai visto. Ancora un'immagine biblica. Quando Abramo è in difficoltà perché non riesce ad avere figli, Yahweh gli si palesa dicendogli: guarda il cielo se puoi e conta le stelle se riesci. Questa sarà la tua discendenza. È la cultura ebraica che ci insegna questo momento di grande fiducia nel futuro da parte di Abramo, che sembrerebbe invece costretto a vedere la propria discendenza terminare. Contare le stelle. La politica dovrebbe essere questo. Ho utilizzato questa immagine per introdurre il mio ragionamento. La politica dovrebbe avere la capacità di uno sguardo lungo, profondo. Invece la politica oggi non progetta. La politica non ricorda. Il rapporto tra passato e futuro è striminzito in un presente continuo in cui già quello che è successo 3 mesi fa non se lo ricorda nessuno. E se provi a ricordare cos'è successo ti guardano con gli occhi strani: ah, ma tu vuoi sempre rinfacciarci il passato. E se provi a dire, guardate, c'è una questione demografica, ambientale, esistenziale, ti guardano come dire: oh, ma noi dobbiamo arrivare alla fine del mese, non pensiamo alla fine del mondo. La politica oggi è il regno del selfie, qui e ora. Un'immagine che non ha quella precisione, i pixel aumentano, migliorano, per carità, ma non ha quella precisione, e soprattutto una politica che sembra ostaggio di una visione schiacciata sul presente. Sono partito dalle immagini del telescopio James Webb perché vorrei che provassimo ad affrontare la nostra assemblea senza parlare soltanto delle vicende del presente. Ci arriverò alla fine, ho già fatto l'introduzione per gli amici della stampa, così che sia chiaro qual è il posizionamento politico di Italia Viva, qualora qualcuno avesse ancora dei dubbi, però vorrei provare insieme a voi a guardare a questi mesi e anni sia indietro che davanti, senza lo sguardo rivendicativo di chi oggettivamente aveva ragione su tante questioni, se ne stanno accorgendo un po' tutti, ma di chi prova a invitare la comunità politica globale ad abbandonare la superficialità, la banalizzazione, l'atteggiamento di chi populista cancella tutto. C'è una frase di Gabbani in una canzone che dice: il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica. È un'immagine molto bella. Ma in realtà oggi il passato dimentica tutto. Se noi proviamo a dire che il Jobs Act è meglio del reddito di cittadinanza, ti dicono: ah, vedi, i soliti revanchisti, rivendicatori. Se provi a dire che dobbiamo avere uno sguardo sulle questioni della natalità e del Family Act, ah sì, ma qui c'è il problema di come si arriva alla fine del mese. Questa legislatura, se la vogliamo guardare con uno sguardo non risalente a miliardi di anni luce, ma a 4 anni fa, è iniziata con i populisti che volevano Savona ministro dell'economia. E oggi termina, vediamo se oggi o tra qualche mese, con il presidente della Banca Centrale Europea votato da quegli stessi populisti. Populisti che hanno votato di tutto in questi anni. Hanno abolito la povertà, hanno scelto di definire le questioni migratorie come questioni da affidare ai taxi del mare, cancellando secoli di civiltà. Non c'è bisogno di tornare a Virgilio per capire che sulle sponde del Tirreno, sulle sponde dei nostri mari, le persone venivano accolte non perché
avevamo l'animo buono, ma perché era un dovere sacro. E finisce una legislatura che era iniziata, almeno la campagna elettorale, inizio del 2018, con una incredibile campagna contro di me e di noi su un tema chiave, i sacchetti di plastica. Per uno 0,01 centesimi in più che attribuivano a noi, peraltro scelta molto complessa, ma non voglio entrare, era una ghiotta scelta per fare una campagna populista contro di noi, per quella battaglia il paese si ribellò, sommosse sui social, milioni di persone a twittare contro Renzi che c'aveva la cugina che faceva i sacchetti biodegradabili contro i sacchetti di plastica, un elenco di idiozie incredibile, eppure quella fu la notizia di apertura per una settimana dei media. Oggi non c'è un problema di un centesimo in più sul sacchetto di plastica, oggi c'è l'inflazione al 9%. L'inflazione al 9% è una bomba piazzata dentro la vita delle famiglie. Non è un fenomeno soltanto italiano, saremmo disonesti intellettualmente se considerassimo questo fenomeno un fenomeno legato soltanto alla nostra penisola. È di giovedì la notizia delle previsioni americane, l'inflazione al 9,1%, era dai tempi di Ronald Reagan, dell'inizio di Ronald Reagan, il 1982, il primo biennio di Reagan, che l'inflazione non era così alta. Ma l'inflazione al 9% è un tema leggermente più rilevante del sacchetto di plastica. Aumentato di un centesimo. Eppure se ne parla meno di quanto se ne parlò allora. Perché? Perché c'è una capacità di orchestrare la narrazione monocorde in un'unica direzione che fa paura. Non c'è la capacità di andare in profondità, si sta sulla singola questione del tutto insignificante. Guardate che questo tema, poi vengo ad affrontare gli argomenti più legati alla guerra, questo tema è un tema che dovrebbe farci riflettere. Io me ne sono accorto presentando il mostro, vorrei ringraziare tutti per l'accoglienza straordinaria. Il mostro è stato un atto di fatica, il tentativo di mettere insieme una parte soltanto, una piccola parte delle cose che sono accadute in questi anni e far vedere come in quel giochino della settimana enigmistica unisci i puntini, come vi fosse uno strano disegno che portava a rappresentare tutte e tutti noi come delle persone prive di scrupoli, privi di morale, privi di rispetto della legge. Ma presentando il mostro mi sono reso conto che la stragrande maggioranza di noi, io per primo avevo difficoltà su questo, fatica quando si parla di giustizia a fare i conti non con le realtà banali e bagatellari che riguardano il sottoscritto, ma con la vera questione di questo paese nel rapporto tra giustizia e politica. Lo dico nel 2022, 30 anni dopo l'inizio della guerra dei 30 anni. Che è una guerra che sicuramente ha visto contrapposte magistratura e politica in modo sbagliato, con errori da parte di entrambi i lati, ma anche e soprattutto che ha visto il più grande depistaggio della storia repubblicana contro un martire della giustizia, che era un magistrato. Amici cari, troppo spesso non abbiamo fatto sufficiente attenzione sul fatto che in tutti gli anniversari per la morte di Falcone a maggio e di Borsellino a luglio, il coro era sempre lo stesso, un coro che nel ricordare la grandezza dei due magistrati puntava il dito contro lo Stato deviato. Se si va a leggere la storia di Falcone e Borsellino in filigrana, se si va a guardare i documenti, se si va in profondità senza restare fermi sull'immagine schiacciata, ci rendiamo conto che è tutta un'altra storia. Non più tardi di qualche giorno fa ho presentato a Milano il libro di Claudio Martelli sulla vita e le persecuzioni subite da Giovanni Falcone, attaccato e aggredito innanzitutto da una parte della magistratura e da quei suoi colleghi
che facevano riferimento all'espressione più dura della sinistra radicale. Ma a maggior ragione vale per Paolo Borsellino, lo dico perché si sta avvicinando, questione di qualche giorno, il 30° anniversario della strage di Via D'Amelio. Nessuna strage è inaccettabile, ma la strage di Paolo Borsellino e di Via D'Amelio è ancora più inaccettabile, perché pensare che l'obiettivo numero uno, a distanza di 2 mesi da quello che era accaduto a Falcone, non vedesse una attenzione persino ai dettagli, quella macchina col tritolo davanti a casa della mamma di Paolo Borsellino era lì da almeno un paio di giorni. Bene, in quella vicenda non soltanto pesa il dolore enorme per la morte di 3 magistrati, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, degli uomini della scorta, della donna della scorta di Borsellino, Emanuela Loi, ma pesa anche e soprattutto il fatto che si sia poi compiuto un clamoroso depistaggio con un finto pentito che ha indirizzato le indagini su colui il quale colpevole non era. Vedete, a un magistrato che muore per la patria, a un magistrato che muore martire dopo aver combattuto contro la mafia, puoi fare qualsiasi cerimonia, ma se non hai il coraggio di dire che quel depistaggio è uno degli scandali della storia repubblicana che dovrebbe vedere indignati tutti gli uomini e le donne di buona volontà, se non arriviamo a questo vuol dire che non vogliamo fare i conti con il nostro passato. E perché lo dico qui oggi? Lo dico perché se noi siamo una comunità diversa dalle altre, orgogliosamente diversa dalle altre, bisogna avere la forza di andare controcorrente e di avere un pensiero laterale differente, diverso rispetto a quello comune. Non è vero, come ci hanno raccontato in modo vergognoso i populisti in questi anni, che ha stato la mafia. Non è vero che la politica era brutta e cattiva e i magistrati erano buoni. La guerra a Giovanni Falcone l'ha fatta la mafia, è ovvio, ma la denigrazione costante, quotidiana, quella che gli fa scrivere note disperate e disperanti, dicendo mi state condannando alla morte, come lui dirà in un colloquio con Fernanda Contri, giudice, o meglio no, membro laico del CSM in quota socialista, in quella stagione lì ricostruire la verità non serve a prendere voti probabilmente, ma serve a ciascuno di noi per rendersi conto che dobbiamo scegliere se essere dei populisti beceri e cialtroni come quelli che fanno cadere il governo Draghi o se siamo persone che vogliono studiare e approfondire. In questo senso, se vogliamo studiare e approfondire, dobbiamo avere il coraggio di dire che il febbraio 2022 è uno spartiacque per la vicenda ucraina. Uno spartiacque le cui conseguenze io non riesco a vedere fino in fondo. Quello che so è che è un tema che sta cambiando molto della vita di questo pianeta che si accinge ad arrivare a quota 8 miliardi di persone. Quello che più mi ha colpito è stato il tentativo iniziale di banalizzare. Qualcuno in Parlamento ha detto Putin è matto. Come se una vicenda di queste proporzioni si potesse affrontare con degli slogan che vanno bene forse nei pensierini dei bambini di terza elementare, che secondo me sono anche più profondi di questo. Come si fa a dire ma quello è matto? È molto consolante, ti aiuta, ti fa stare meglio. C'è il pazzo, diamo la colpa al pazzo. In realtà quello che sta accadendo purtroppo per responsabilità innanzitutto, sia chiaro, di Vladimir Putin, e io qui rivendico la posizione di Italia Viva a favore delle sanzioni e a favore dell'invio delle armi, perché se questo non fosse accaduto noi oggi non staremmo a discutere di Ucraina perché Putin sarebbe già a Kiev. Punto. Rivendico questa posizione con una chiarezza che non ammette vile interpretazioni. Ma contemporaneamente lasciatevi dire, cari amiche e cari amici, che c'è un tema molto più complesso, purtroppo ormai, che può essere sintetizzato da chi dice West versus Rest, Occidente contro il resto del mondo, ma che è ancora più grave e più grande. Sì, certo, il mondo si sta spostando est, la geopolitica sta cambiando.
È come se la mappa del mondo che noi siamo abituati a vedere, quella che vede l'Europa al centro, fosse condannata a spostarsi. Per mille motivi numerici, nella storia delle civiltà, da sempre ci sono dei secoli che sono a guida di alcuni paesi o di altri. La Cina è sempre stata un grandissimo protagonista del mondo, forse ha perso la sua centralità proprio con la rivoluzione comunista. Si deve, a mio avviso, all'intelligenza straordinaria di Deng Xiaoping, il discorso del 1977, la riapertura di una nuova storia per la Repubblica Popolare Cinese. Ma non vi è ombra di dubbio che la Cina, che pure tra breve sarà sorpassata dall'India come paese più popoloso, è un punto di riferimento straordinario nel bene e nel male. E questo sguardo ad est provoca molte tensioni anche in prospettiva, non solo Taiwan, come dicono molti, ma la vera questione è il controllo del mare cinese. È morto, come sapete, in modo tragico una persona che avevo avuto il piacere di conoscere, con la quale mi ero confrontato a lungo, Abe Shinzo, l'ex primo ministro giapponese. È morto in quel modo tragico che creerà molti problemi, ovviamente, alla vita politica giapponese e asiatica, ma che innanzitutto è una perdita per lui, per la sua famiglia, per la moglie e naturalmente per la sua memoria. Quello che voglio dirvi di Abe Shinzo è che ricordo la sua preoccupazione quando parlava del mare cinese. Era una cosa che lo trasformava. Placido e tranquillo nelle riunioni del G7 e del G20, quando si toccava questo tema, è come se scattasse una molla in lui, comprensibilmente, perché per il Giappone questa non è una semplice vicenducola di qualche isolotto. È una questione geopolitica esistenziale. E c'è il tema dell'India, c'è il tema di come alcuni paesi di cui non parla nessuno. Voi sapete che il paese a maggioranza islamica più numeroso del mondo non è un paese arabo o africano. In questo momento è l'Indonesia. Capite che il mondo è molto più complesso di come viene raccontato. E tante realtà sono totalmente sottaciute in questa fase. Si pensi a tutto il mondo africano, a ciò che oggi comporta. Oggi, se io fossi il ministro degli esteri, mi preoccuperei un po' meno delle scissioni e un pochino di più di quello che sta succedendo in Libia. Perché la questione libica, mai come in questo momento, diventa cruciale. Specie pensando che negli ultimi anni, per colpevole disinteresse italiano, è cresciuta l'influenza turca e l'influenza russa. Ma la Turchia ha un'inflazione che è a doppia cifra come minimo, rischia di arrivare a dei livelli shock, e contemporaneamente la Russia è in tutt'altre faccende affaccendate. Ora sarebbe il momento di una grande ripresa di consapevolezza del dossier libico da parte del governo italiano, e su questo vorrei invitare il ministro degli esteri, nei ritagli di tempo tra una chiamata a un parlamentare e un altro, a occuparsi in modo più strategico di ciò che dobbiamo fare nei rapporti con il continente africano, anche perché questo chiama immediatamente un paio di ragionamenti che metto lì senza la possibilità di approfondirli. Ne avrei tanta voglia di approfondirli, ma non voglio abusare della vostra pazienza e dovrò prima o poi arrivare anche a parlare di questioni di attualità più stretta, o se volete più striminzita. Vedete, quando la NATO decide di fare entrare Svezia e Finlandia, in tanti esultano, ed è una scelta che io giudico doverosa, non l'avrei mai immaginata fino a un anno fa, oggi è una scelta sacrosanta e doverosa. Voglio vedere voi, vedere il paese, uno dei paesi non lontani che viene invaso, e dire no, noi siamo per la neutralità. È chiaro che anche per Svezia e Finlandia si pone un tema, soprattutto per la Finlandia, di, come dire, ragione stessa di esistenza, quindi un tema assolutamente fantastico. Il punto fondamentale è che però la scelta di portare Svezia e Finlandia è avvenuta in un dibattito non particolarmente trasparente e pubblico, che ha visto Erdogan porre delle condizioni su chi? Sui curdi. Ora, noi dobbiamo anche avere un elemento di serietà al nostro interno. È inutile chiedere alle guerriere, alle guerrigliere, alle soldatesse, alle eroine curde che hanno salvato l'idea dell'Occidente e la dignità dell'Occidente e la vita dell'Occidente combattendo sul terreno contro il Daesh, perché gli americani hanno mandato gli aerei, ma poi sul terreno, dopo la perdita di Mosul del giugno 2014, c'erano i curdi e le curde, che a combattere sono ancora più bravi dei curdi.
È possibile che nessuno abbia detto mezza parola, se non noi in Parlamento, sul fatto che almeno una discussione sul rapporto tra la Turchia e il popolo curdo, che non può essere certo definito tutto terrorista sulla base dei criteri dati da Erdogan, questo tipo di ragionamento sia stato fatto nel silenzio dei più? È mai possibile che si parli di energia senza che si abbia, a proposito di Libia, senza che si abbia la forza e il desiderio di fare un chiarimento su ciò che è accaduto in questi anni? Quando noi abbiamo provato a fare lo sblocca Italia, siamo stati accusati di avere le mani sporche di petrolio e di soldi. Vedete, quella vicenda lì è una vicenda sintomatica, ne parlo a lungo nel mostro, non ho voglia e non è giusto che ne parli adesso, di come contemporaneamente in quel momento lì si somma la decisione di fare un referendum, molto discutibile perché c'erano le condizioni per non farlo, il referendum delle trivelle, la campagna mediatica che viene fatta su quel referendum, alcune iniziative di alcune regioni. A proposito, nessuno parla più dello scandalo ambulante che è la regione guidata da Michele Emiliano in Puglia. Il silenzio regna sovrano su tutti gli scandali che in Puglia si stanno realizzando e non c'è un giornale nazionale che ponga il tema al grande magistrato che voleva l'onestà e che con i grillini batteva i piedi e le mani all'unisono. Non c'è uno che oggi abbia il coraggio di andare a vedere che cosa sta accadendo in quello che era l'avamposto di un PD grillinizzato, di un PD populista. Oggi chi segue la Puglia sa cosa sta accadendo e immagina ancora peggio che cosa accadrà. Ma torno per un attimo sulla questione energetica, anche perché quando si iniziano a tenere insieme i fili e si mettono insieme i puntini, quante cose accadono. Ad esempio, accade che si può scoprire, è molto interessante, che in quella vicenda, nella vicenda delle trivelle, non soltanto si scrive un pezzo di storia del disastro carcerario dei quattro anni successivi, perché viene incaricato di seguire il DAP dal governo Conte, colui il quale aveva fatto un'indagine ridicola chiamata Tempa Rossa, che si era conclusa con 5 interrogatori a membri del governo, dimissioni di un ministro e 0 esiti, perché era un niente travestito da fuffa. Però attenzione, attenzione, perché sulla questione energetica noi ci stiamo giocando un pezzo del ragionamento. Sulla questione energetica abbiamo la Regione Lazio che, appena accoglie i grillini al governo, prende e blocca le rinnovabili. Fa la moratoria delle rinnovabili. Marietta Tidei non si è mai stancata di sottolineare la contraddizione di questo principio. L'arrivo dei 5 Stelle non è il blocco del nucleare o del carbone, è il blocco delle rinnovabili. E nessuno che ha il coraggio di chiedere conto all'assessore Lombardi di questa scelta, o al presidente Zingaretti, cui andrebbe chiesto anche conto di qualche definizione non felicissima sulla figura dell'avvocato del popolo. Il punto centrale è che sulle questioni energetiche si è giocato un pezzo per sporcare la nostra immagine, ma soprattutto per mettere in difficoltà il nostro paese. Non dimenticatevi, a proposito dello sguardo del passato, che in quelle ore noi eravamo alla guida del PD, denunciamo Beppe Grillo per aver detto che la comunità del Partito Democratico era una comunità collusa coi soldi dei petrolieri e con gli atteggiamenti di chi aveva le mani sporche di petrolio. Chiediamo 1 milione di euro di danni a Beppe Grillo. Quando stava andando a giudizio, quindi il PD avrebbe potuto intascare 1 milione di euro, 1 milione di euro, e recuperare quei soldi in un accordo tra la nuova gestione del Partito Democratico, noi avevamo già fatto la scissione, e Beppe Grillo, la causa viene improvvisamente ritirata e i militanti del PD si tengono l'infamia di essere considerati collusi con le mani sporche di petrolio e di dollari. Io credo che questo dia il senso di come sulle questioni energetiche si è giocata una partita molto complessa, ma potremmo continuare, perché la partita dell'energia chiama le sfide del cambiamento climatico. Da quando Putin ha dichiarato guerra non si parla più di Greta, non si parla più dei ragazzi in piazza, non si parla più degli accordi di Parigi. Sembra che il tema sia scomparso. A gennaio del 2022
Il Partito Democratico pubblicava un tweet sulla necessità di superare il gas, non il carbone o il nucleare, il gas. Tweet velocemente rimosso, perché dal febbraio del 22 siamo in un mondo totalmente nuovo e tuttavia noi in questo mondo totalmente nuovo vogliamo difendere una visione dell'ambiente che non sia ideologizzata. E su questo, lasciatemelo dire da Roma, ma vi sembra normale che in un momento come quello che noi stiamo vivendo noi rischiamo di mandare a casa il governo perché i grillini a Roma non vogliono il termovalorizzatore? Ora, in questo splendore di città, tirata a lucido da un'amministrazione come quella di Virginia Raggi, che più bianco del bianco, meglio di un detersivo, puliva la città e teneva tutto in ordine, in questo monnezzaio in cui i grillini hanno trasformato la capitale d'Italia, uno zoo dove c'è il festival del cinghiale che prende il posto del simbolo della lupa, non si può fare un termovalorizzatore e i rifiuti vanno caricati degli inquinanti camion che vanno ad arricchire le casse del termovalorizzatore di Vienna o di Copenaghen. Ragazzi, ma ci state a prendere per fessi? Ma vi sembra normale che la termovalorizzazione sia considerata il nemico con uno sguardo ideologico? E lo sguardo ideologico in questo momento attraversa la questione del cibo. Sono tutte questioni che vengono a catena. Io provo ad essere sintetico, ma si tiene tutto insieme per chi vuole approfondire e studiare, e di questo parleremo a Ventotene con i nostri ragazzi a settembre. Il cibo come ruolo di governo geopolitico. Non è un caso che la Cina stia ammassando materie prime. Non è un caso che il tema della capacità di una politica alimentare non sia più una roba da addetti ai lavori, ne abbiamo parlato più volte con Maria Chiara, non è più un tema da singoli che si appassionano e nemmeno da programmi televisivi sulle ricette che sono fondamentali, importantissimi. Qui non è semplicemente MasterChef verso il quale proviamo la massima stima e il massimo rispetto, qui si tratta di capire come il cibo impatta sulla politica mondiale. Le politiche agroalimentari nei prossimi 3 mesi avranno dei passaggi fondamentali, ne dico 2, la PAC a settembre e il Nutri-Score. Sono 2 questioni enormi. Di fronte a queste questioni, la dico chiara, vi sembra normale che ci sia un ministro dell'agricoltura che fatica a dare la fiducia a se stesso e al governo di cui fa parte? Questi turbamenti tardo-adolescenziali di Patuanelli, che non sa se darsi la fiducia, si risolvono con uno sforzo personale, ma la verità è che noi abbiamo nella politica agroalimentare un pezzo della scommessa europea. E su questi temi dobbiamo avere il coraggio di dire che la mancanza di materie prime, le crisi che ci sono ad esempio in questo momento tra Ucraina e Russia, ancorché mediate, ma guarda strano, dalla Turchia e non dall'Europa sulla vicenda del grano, provocheranno, piaccia o non piaccia, un'ondata migratoria. Qui si tratta di fare uno sforzo e di spiegare a Matteo Salvini che è abbastanza difficile sostenere che colui il quale scappa dalla guerra sia un migrante di serie A e colui il quale scappa dalla fame e rischia di morire di fame invece debba presentare un modulo che la consulta della Lega poi valuta e discute. Se stai rischiando di morire di fame perché c'è la carestia, tu scappi dal tuo paese. Se tu sei una mamma e tuo figlio e non gli dai da mangiare, non ti preoccupi di capire come un consesso formato da Salvini, Borghi e Bagnai potrà valutare la richiesta di adesione. E questo tema dell'ondata migratoria dovrebbe avere il coraggio di diventare centrale. Perché? Perché quando noi eravamo al governo ci hanno detto che c'era un'invasione. Erano meno di 200.000 i migranti arrivati nel 2015 e qualcosa meno nel 2016. Un numero importante, significativo. Ma in un paese come il nostro, pensare che 150.000 persone siano un'invasione, quando ogni anno nascono decine di migliaia di bambini in meno, è semplicemente falso. Era il frutto di una narrazione alimentata con sapiente mano dai trolls e dalle campagne di disinformazione che voleva far credere che noi ci stavamo svendendo. Tra l'altro questo è un tema che sarebbe affascinante porre anche dal punto di vista della gestione politica dei prossimi anni, perché noi parliamo di immigrazione soltanto guardandolo in negativo. La Merkel, quando nel 2015 si è trovata di fronte a 1 milione di siriani, ha scelto
delle personalità e delle professionalità, e non è un caso se in Germania il vaccino è stato scoperto da due turchi emigrati. Perché? Perché l'immigrazione non è soltanto una questione di braccia, è anche una questione di cervelli e soprattutto una questione di cuori. Noi abbiamo bisogno di capire con molta forza che il mondo sta viaggiando in una ricomposizione, verso una ricomposizione. E se c'è una cosa che mi colpisce è guardare i nomi dei candidati alla successione di Boris Johnson in Regno Unito. Date un occhio a quei nomi. Sono 11 a squadra di calcio. Di questi 11, 6 sono donne. Ma ce ne sono almeno 7 che vengono come seconda generazione o in alcuni casi anche direttamente come prima generazione da paesi che non sono il Regno Unito. È finito il tempo degli oxfordiani? Non lo so. Certo, dopo aver visto ciò che ha combinato Boris, credo che non sarà facile continuare a parlare della supremazia di Eton o di Cambridge. Ma il concetto di fondo è che le nostre realtà già vivono, particolarmente le periferie, un quadro multietnico, soprattutto in alcune realtà. E allora cosa c'è bisogno di fare? Innanzitutto una sfida culturale. Cosa vuol dire essere italiani oggi? Parliamoci chiaro. Chi è l'italiano? Quello che ha la pelle bianca? È questo che pensate che sia l'essere italiano oggi? O essere italiano significa appartenere a una storia, conoscerla, viverla, custodirla, scriverla? Non è un tema da dibattito volante, perché è un tema che riguarda il valore dell'educazione, della cultura, della scuola e della formazione. E forse ora si inizia a capire perché nel 2015, a fronte dell'attentato estremista islamico che veniva dalle periferie di Bruxelles, da Molenbeek, dalle banlieue del cuore dell'Europa, del capoluogo della capitale del Belgio, noi allora scegliemmo di dire un euro in cultura, un euro in sicurezza. Perché guardate che questo è il punto. Se 6 su 11, se 7 su 11 sono dei candidati alla successione come primo ministro del Regno Unito, vengono da una formazione multiculturale o comunque più correttamente sono immigrati di seconda generazione, significa che qualcosa sta cambiando nel mondo, ne siamo consapevoli o no? E di fronte a questo cambiamento, se vogliamo tenere forti le nostre radici, alle quali io tengo, perché io sono per l'accoglienza, perché ho un'identità e la mia identità mi piace e sono orgoglioso di essere italiano e sono pronto a contaminarmi, a discutere, a ragionare, ma partendo dai valori che hanno fatto la mia formazione, dal mio imprinting culturale. Questo imprinting culturale significa che mi emoziono ovviamente di fronte alla cupola del Brunelleschi, che mi emoziono di fronte alla bellezza degli Uffizi, che mi emoziono di fronte alla bellezza, allargando un po' il quadro dalla città più bella del mondo a tutto quello che l'Italia mi presenta come bellezza paesaggistica, artistica e culturale, ma che poi diventa elemento identitario nella letteratura, perché mi fa venire le domande e mi pone degli interrogativi al cuore, che diventa elemento legato al cibo, perché il cibo è un pezzo della mia identità, che diventa la bellezza delle tradizioni, perché nelle tradizioni popolari trovo il senso di una storia. E questa roba qua non la vivo come chiusura rispetto agli altri, come un bieco secessionismo leghista aveva immaginato, rinchiudendo a chiave il mondo, ma la vivo come apertura. E quindi lo stare dentro la scuola, l'educazione, la cultura è un elemento chiave. E quindi un euro in cultura, un euro in sicurezza non è uno slogan. È la più alta riflessione politica che potevamo fare in quel momento, perché ti dice che è la cultura il motivo per cui ti difendi e combatti. E allora questo vuol dire che quelli che sostengono la cancel culture hanno una precisa tradizione culturale, ma crescono nelle università radical chic americane? Sì, ma vengono dalla cultura talebana. I primi che hanno iniziato a distruggere le statue all'inizio di questo secolo sono stati i talebani, quando hanno buttato giù le statue di Buddha, perché non potevano accettare che ci fosse Buddha.
quando hanno cancellato tutto ciò che non faceva parte della loro cultura. La cancel culture, che talvolta crea dei pericoli pubblici anche da noi, ridicolo il tentativo di boicottare Dostoevskij per attaccare Putin, una idiozia assurda fatta dall'Università Bicocca di Milano all'inizio della guerra. Questo tentativo dovrebbe farci fare una riflessione su che cos'è la cultura. Ora, io capisco che questa settimana abbiate tutti incontrato, almeno in televisione, la Taverna, io l'ho anche vista in aula, quindi pensare che queste discussioni possano affascinare il consesso politico non è semplicissimo. Ma è questo il punto su cui io vorrei discutere per essere fedeli a quella... Me la lasci l'immagine dietro, che mi giro ogni tanto, non la trovo mai, l'immagine del telescopio web. E allora, su questo... è fondamentale, sarà fondamentale riflettere e ragionare. Poi naturalmente c'è la questione collegata della natalità, il tema del Family Act, che è l'unica scelta di questa legislatura che guarda oltre questa legislatura, che tenta cioè di invertire, certo non è mica facile, non è che si inverte con una legge, così come non si abolisce la povertà, con una legge sbagliata non si inverte il calo demografico con una legge giusta. Però è l'idea di pensare con uno sguardo profetico, cioè di colui il quale le cose le dice prima, e che naturalmente porterebbe ad avere tante altre riflessioni. Io non riesco a dirle tutte perché mi ero segnato, avevo preparato un discorso fidelcastriano, mi limito a accennare ulteriori due elementi, che sono il primo legato alla vicenda della crisi della democrazia. Quando vi dico che febbraio 2022 è uno spartiacque perché cambia tutto, non dimenticate che c'è una cosa che si chiama democrazia che è in crisi nera. Che è in crisi nera. E questo non è che è un giudizio, è una constatazione. Dal piccolo Sri Lanka fino agli Stati Uniti, perché io leggo le tre sentenze in una settimana della Corte Suprema americana, ambiente, aborto, scusate, armi, aborto, ambiente, in ordine cronologico, come una spia di un malfunzionamento del sistema americano, dove il potere giudiziario confligge col potere legislativo per ragioni preeminentemente ideologiche, non legate al diritto. E c'è il Regno Unito, dove comunque quello che ha stravinto le elezioni va a casa. E c'è la Francia, dove per la prima volta dopo tanto tempo si parla di anatra zoppa, ho detto a Macron, e c'hai il 45%, c'hai i poteri del Presidente della Repubblica, cioè se hai bisogno di una mano per un corso di formazione su come si governa un Parlamento ingovernabile, te la diamo volentieri, ma credimi, rispetto alla situazione italiana, millori. E ancora, quanto sia in crisi la democrazia europea. Fino a 6 mesi fa si parlava tutti della Polonia e dei diritti negati in Polonia. Oggi la Polonia è il caposaldo della ripartenza europea perché accoglie i migranti ucraini. Voi capite che c'è una sorta di schizofrenia democratica che si contrappone a cosa? All'autoritarismo, che non ha un problema di tempo, non ha scadenza e che ha la capacità del tutto negativa per chi come noi ama la democrazia di poter governare senza bisogno di, non del consenso, perché in realtà poi loro lo cercano il consenso, loro li guardano i sondaggi, ma senza il bisogno di un passaggio elettorale. Il 4 febbraio del 2022 Putin e Xi Jinping firmano insieme un documento in cui dicono: noi difendiamo la democrazia, ma la democrazia non prevede il voto. E ragazzi, voi ridete, ma attenzione, attenzione, io lo capisco che ridiate, ma è un tema vero. Non che la democrazia si possa fare senza voto, ma che, la dico forte, anche quei leader che pensano tutti i giorni soltanto al like e immaginano il voto sostituibile con l'espressione di un sondaggismo esasperato, fanno lo stesso errore a parti invertite, perché tolgono importanza al momento che celebra la democrazia, che è il voto ogni 5 anni, e trasformano il voto in un consenso immediato, per cui io alla fine devo tutti i giorni pensare a dire una cosa che piaccia, perché se non dico una cosa che piace poi i sondaggi mi vanno giù, e se vanno giù allora non conto più niente, e tutto il tema è che in questi mesi si è detto: lui non conta niente perché non ha i sondaggi. E quando
E quando quello che aveva i sondaggi forti va a casa perché non è capace e combina danni al paese cercando di mandare a casa anche Draghi, non ce n'è uno che dica che non può essere il sondaggio il criterio di una democrazia, ma deve essere il momento supremo in cui si vota e poi lasciare a quella democrazia il compito di decidere, perché questo è l'elemento che ancora una volta bisognerebbe avere la forza di dire con grande decisione. La democrazia o è decidente o è decadente. E questo comporta che le riforme costituzionali non erano il vezzo di qualche aspirante statista, erano, sono e saranno la necessità di questo benedetto paese. Finché non cambi le regole del gioco, avrai sempre le scene a cui stiamo assistendo. Le riforme non servivano a me serviva non farlo quel referendum, ma servivano al paese. E servono e serviranno, e spero che la prossima legislatura potrà arrivare alla questione del sindaco d'Italia. Dicevo che c'era un altro tema che tengo sullo sfondo prima di arrivare al tema chiave di questa mia riflessione, è il tema della sanità. Noi abbiamo vissuto una cosa che non è normale. Noi ci abituiamo a tutto, siamo meravigliosi, ma se 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa ci avessero detto che ci chiudevano in casa, io me lo ricordo quando arrivarono i primi segnali del lockdown cinese, era gennaio del 20, io mi ricordo i commenti sui social, la gente diceva se lo facessero da noi ci sarebbe la rivoluzione, l'hanno fatto, non c'è stata la rivoluzione, ci sono stati però dei punti di forza, si sono salvate vite, e dei punti di debolezza. Verrò a dire qual è il fenomeno di long covid, secondo me più pericoloso, che c'è in questo momento la nostra società. Ma prima di questo voglio dire che la sanità è una priorità. Uno degli argomenti su cui noi dobbiamo fare la campagna elettorale e anche la battaglia in Parlamento nelle prossime settimane è molto semplice, amici cari. Ho paura che l'Europa vada verso l'austerity, o quantomeno le politiche di espansione che ha avuto fino ad oggi verranno meno. Questo vuol dire che o i soldi per la sanità li prendiamo col MES subito, o non li prendiamo più. Noi siamo gli unici che dal primo giorno dicono mettete i soldi sul MES sanitario. Peraltro ci è stato spiegato come numericamente i soldi sul MES convengono oggi, con l'aumento del tasso di interesse è evidente che questo avverrà e io immagino che Christine Lagarde il prossimo 21 luglio annuncerà qualcosa in questa direzione, il punto è quanto, non se lo farà. A fronte di questo la nostra battaglia sul MES dovrà continuare, mi ero preparato un pezzo su questo, ve lo risparmio, vengo alla vera vittima del post-Covid. Secondo me c'è una vera vittima del long Covid che è il lavoro. In tutto il mondo, non solo in Italia, non solo per il reddito di cittadinanza, onestà intellettuale deve chiamarci a questa riflessione, in tutto il mondo c'è qualcosa che non funziona sul lavoro. Il post-Covid ha come segnato una frattura molto forte. Forse perché stando in casa uno ha pensato a quali sono i valori veri della vita? Forse perché questa cesura ha portato a riflettere sul fatto che corriamo da tutte le parti e poi non sappiamo davvero che cos'è la nostra felicità? Forse più semplicemente ci sono stati molti sussidi che hanno dimostrato che si può vivere in modo diverso? Può darsi tutto. Fatto sta che la questione di trovare personale non è solo italiana. In Italia lo è di più, ma il lavoro è un tema sul quale occorrerebbe una riflessione sociologica. Io vorrei chiamare elementi più brillanti di questo pianeta a ragionare, ma cosa ci sta succedendo sul lavoro? Perché sta cambiando tutto? È come se all'improvviso fossimo diventati tutti più riflessivi? È come se all'improvviso il lavoro non fosse più il bene supremo. Noi siamo una repubblica democratica fondata sul lavoro. Lo siamo ancora? Penso che si debba cambiare il modello di ripartizione della ricchezza, è ovvio. Se io sono un dipendente Amazon
e guadagno lo stretto indispensabile per vivere, magari tornando a casa in una casa che è un bugigattolo in Connecticut, e vedo il mio boss Jeff Bezos che per stare mezz'ora nello spazio spende l'equivalente di quello che tutta la mia fabbrica non guadagnerà mai per tutto il resto della vita, quarto d'ora di giramento di scatole ti prende. E quindi probabilmente vale la pena insistere su alcune parole chiave. La partecipazione agli utili, in primis. Tu imprenditore rischi, tu guadagni, tu crei posto di lavoro, ma la partecipazione agli utili è fondamentale. Forse non avrei mai immaginato di dirlo 25 anni dopo Jospin, forse si pone un tema di orario di lavoro. Forse è il momento di riflettere su una settimana diversa. Forse qualcuno vuole lavorare solo weekend, qualcuno vuole fare un weekend che però sia da venerdì alla domenica e qualcuno voglia lavorare 4 giorni anziché 5. Dobbiamo rifletterci. Siamo stati i primi in Italia a portare i lavoratori nel board delle aziende con la riforma della RAI. Io penso che questo tema sia un tema sul quale nei prossimi mesi dobbiamo ragionare. La responsabilità in un mondo in cui lo straordinario pensiero di Sergio Marchionne, che diceva è giusto avere diritti, ma questo paese non rinascerà senza una cultura del dovere, riprendendo non so quanto consapevolmente uno straordinario passaggio di Aldo Moro, penso che ponga un tema: i diritti chiedono responsabilità, assunzione di responsabilità e quindi doveri, e quindi portare i lavoratori nei board delle aziende diventa un elemento interessante. E naturalmente occorre un tema di soldi, di salario. Si parla di salario minimo. Guardate, il salario minimo il PD nostro l'aveva messo in campagna elettorale nel 2018, quando i 5 Stelle volevano il reddito di cittadinanza. Ma il punto non è se fai o non fai il salario minimo, è come lo fai. Perché se tu fai una misura contro la povertà che si chiama reddito di cittadinanza, fai fare le truffe e combini un disastro. Se tu vuoi far ripartire l'economia e fai il 110% in un modo tale che ci siano 6 miliardi di soldi rubati, di euro rubati allo Stato, vuol dire che il problema non è l'idea, è come la realizzi. Questo è il passaggio fondamentale, e quindi anche sul salario minimo si può discutere. Però il tema vero è che i salari sono bassi. E non è che sono bassi per l'imprenditore, perché l'imprenditore paga quanto paga l'imprenditore tedesco, anzi in alcuni casi persino un po' di più. Ma c'è quello che si chiama nel mezzo cuneo, quello che va allo Stato, che è troppo. Chi ha fatto per la prima volta e al momento unica una misura in questo senso? Noi, quando abbiamo fatto gli 80 euro, ci accusarono di essere dei governanti che pensavano alle mance. Nessuno ha mai fatto un aumento salariale così significativo e corposo lungo gli anni. E tuttavia, ma non ve lo chiedo per l'applauso, tuttavia voglio dirvi che questa riflessione sul lavoro in Italia ha due problemi in più. Il primo è psicologico. Noi abbiamo fatto passare l'idea che lavorare sia una cosa da sfigati. Ne parlavo l'altro giorno. Se tu hai una persona che sta, mettiamo al sud, e la trovi a Londra a fare il cameriere, a Londra è realizzato del fatto che fa il cameriere e ti dice: sai, sono un cervello all'estero. Ma il cameriere in un albergo del sud non lo vuol fare. Perché? È colpa sua? È colpa dello Stato brutto e cattivo? Io credo che ci sia, accanto a tutto quello che ho detto, anche un elemento psicologico. Si è creata la condizione per la quale si dice di no a alcuni posti di lavoro, in alcuni casi perché sono pagati poco e non va bene, ma in altri casi perché l'idea di lavorare per fare dei lavori presunti utili, umili, diventa una cosa non raccontabile, come invece viene raccontato fare lo stesso lavoro in un'altra parte del mondo. Io che faccio il cameriere a Londra sono cool, io che faccio il cameriere a Reggio Calabria non lo sono. Allora, la vera questione è anche consentire al cameriere di fare carriera, lasciargli l'ascensore sociale, permettergli una verticalità, non solo una orizzontalità. Significa anche fare piccole cose, vale a dire permettergli di guadagnare di più e meglio. Ma c'è un tema psicologico e poi c'è un altro tema.
Il reddito di cittadinanza è profondamente diseducativo per come è stato posto dai 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza è stato pensato come misura spot elettorale, esattamente come Salvini volle quota 100 per poter andare a Di Martedì e attaccare la Fornero, dicendo io ho abolito la Fornero, e non ha abolito niente. Ha dato una finestra a qualcuno che ha vinto la lotteria, questi sono andati in pensione, peraltro una parte di questi sono dovuti tornare indietro perché erano medici e infermieri, è partita la pandemia, mica per colpa di Salvini, e sono tornati indietro. Ma noi abbiamo speso miliardi, circa 6 miliardi per questa roba qua. Contemporaneamente, chi ha fatto il reddito di cittadinanza non ha abolito la povertà. E il punto vero è che questo ragionamento sul lavoro deve essere fatto in modo diverso da come abbiamo fatto sino ad oggi. In questo senso, noi abbiamo una incredibile vicenda, che è quella per cui la cultura grillina, che si sposa con una parte della sinistra radicale, ha pensato di risolvere la grande questione del lavoro trasformandola in assistenzialismo. Hanno detto che il Jobs Act è brutto e cattivo. Hanno detto che Industria 4.0 era un favore agli imprenditori. Hanno evitato di guardare le misure che erano misure per il ceto medio, gli 80 euro, ma la stessa IMU, con l'81% delle persone che hanno una casa in Italia e che hanno uno stipendio in media abbastanza basso. Hanno voluto far finta di non vedere la vicenda dell'IRAP costo del lavoro. Hanno cioè cercato di ironizzare su quella che drammaticamente il povero, eroico e coraggioso Marco Fortis continua a difendere nella sua linearità, vale a dire la nostra politica economica, cercando di trasformarla in un elenco di misure scoordinate, quando non hanno colto che noi siamo il partito del lavoro. Noi in Italia oggi siamo realmente gli unici che possono sostenere di essere il partito del lavoro, che vogliono un lavoro pagato meglio, che faranno una campagna contro i sussidi inutili, che combatteranno per le misure per la povertà, ma che sono orgogliosamente il partito che vuole attuare l'articolo 1 della Costituzione. Per questo, restituire valore al lavoro significa che martedì mattina alle 10 saremo in Corte di Cassazione per depositare il quesito referendario per l'abolizione del reddito di cittadinanza e per creare una scommessa totalmente diversa sui mondi del lavoro. Martedì 19, alle 10, la Corte di Cassazione. La grande questione di Ventotene dal 6 al 9 settembre. La Leopolda 4, 5, 6 novembre. Una campagna referendaria che partirà a ottobre per motivi tecnici, perché bisogna prendere 3 mesi e bisogna sforare almeno un pezzettino nel 2023. Tutto ciò premesso potrebbe portare alle mie conclusioni, se solo non ci fosse un piccolo particolare. Oggi leggete l'articolo di Massimo Recalcati su Repubblica sui 5 Stelle. Hanno aperto una crisi inguaribili adolescenti, e mi scuso con gli adolescenti, senza nemmeno avere piena consapevolezza di quello che stava accadendo. A quelli che mi paragonano la crisi del 2021 alla crisi del 2022, potremmo dire aspettatevi notizie dai nostri avvocati, ma la dico in un modo diverso. Noi avevamo una idea, noi volevamo Draghi al posto di Conte, noi abbiamo accettato il rischio di questo. E ci sono 3 persone, Elena, Ivan e Teresa, che saluto, che è in collegamento con noi, che si sono dimesse, non hanno fatto finta, hanno firmato una lettera di dimissioni. Quando si vuole fare una scelta di coraggio ci si dimette, non si leva la fiducia in modo vigliacco per poi rimanere lì come hanno fatto i 5 Stelle. E allora vado rapidissimo, dico una cosa ai grillini. Ieri Fraccaro, che è stato ministro e sottosegretario, ministro dei rapporti col Parlamento e sottosegretario del Palazzo Chigi, ha pubblicato, non so se avete quell'immagine di Fraccaro in cui si vede Conte che viene paragonato a Salvini. Questa immagine qui l'ha messa un deputato dei 5 Stelle che ha fatto il ministro e sottosegretario. È un fotomontaggio con la faccia di Conte al posto di Salvini. L'ha fatta un grillino, tra i più
non dico autorevoli perché, come dire, la parola autorevole viene dal latino ed ha un senso profondo, ma tra i più conosciuti. Al Movimento 5 Stelle noi diciamo una cosa molto semplice. State provando a distruggere l'unica speranza dell'Italia. In questo siate coerenti, perché è il vostro lavoro da 10 anni. Ma noi faremo di tutto per dire con forza che chi alle elezioni andrà col Movimento 5 Stelle andrà senza di noi. È inaccettabile pensare che questo Movimento 5 Stelle ci veda al proprio fianco in queste elezioni. Non so se il Movimento 5 Stelle arriverà integro alle elezioni, in ogni caso ci arriverà senza di noi. E questo mi dà il là per fare un passaggio ulteriore rivolto agli amici del Partito Democratico. Noi abbiamo creduto al Partito Democratico quando il PD era l'argine al populismo. Abbiamo costruito un Partito Democratico che fosse, diciamolo, l'espressione Partito della Nazione la utilizzò Reichlin, non io, Reichlin, in un articolo sull'Unità di allora, che fosse un Partito della Nazione contro i vari partiti delle fazioni che stavano combattendo, contro i populismi. Quel Partito Democratico è un Partito Democratico per il quale ci siamo spesi e per il quale abbiamo lavorato. Abbiamo lasciato il PD, molti di noi, quando abbiamo visto che il Partito Democratico rinunciava alla propria forza politica per diventare populista. C'è una immagine, vorrei che la presentaste, di quel manifesto del Partito Democratico che dice: il Partito Democratico ha una sola parola ed ha un solo nome per la presidenza del Consiglio dei Ministri. È l'immagine che è stata posta nelle ore della crisi. Ed è l'immagine che dice: il Partito Democratico ha una sola parola, esprime un nome come possibile guida di un nuovo governo di cambiamento, quello di Giuseppe Conte. In quel momento il Partito Democratico ha toccato il punto più basso e oggi se ne stanno rendendo conto quelle iscritte e quegli iscritti del PD che allora insultavano noi. Lo voglio dire con molta franchezza a tante amiche e amici, a tante compagne e compagni che non hanno mai capito perché io me ne sia andato. Se io non me ne fossi andato, se noi non ce ne fossimo andati, se noi non avessimo fatto quella scissione, oggi il Partito Democratico sarebbe nelle mani dei populisti e di Rocco Casalino. Abbiamo salvato il paese mandando a casa Conte, ma abbiamo salvato anche la dignità del più grande partito della sinistra di questo paese. L'abbiamo salvato a loro insaputa e abbiamo permesso oggi al PD di essere in partita per tentare la sfida riformista. Se il PD vorrà continuare a inseguire i populisti, faccia pure, ma sia chiaro che con la scissione noi abbiamo salvato la nostra anima e anche un pezzo di dignità della loro anima. Sono davvero alla conclusione. Il mio è un appello alla responsabilità. Lo faccio a tutte le forze politiche, lo faccio a Mario Draghi. Oggi festeggiano a Mosca. Oggi è il momento di dimostrare che lo stagista Draghi, lo statista Draghi, fatto apposta perché eravate attenti, è diverso dallo stagista Conte. Vedete, non è mai accaduuto, come voi avete visto in questi mesi, una tale erosione di consenso nei confronti della figura politica di Giuseppe Conte come quella che abbiamo visto adesso. Perché è accaduta? Perché lo statista Draghi ha mostrato una visione, ha messo in campo una visione. Lo stagista Conte ha messo in campo un'invidia.
o Draghi fa il bis nelle forme che lui individua giuste, senza trattative, senza verifiche, senza pentapartito, o si va a votare. Al popolo di Italia Viva dico: non abbiate paura delle urne. Noi abbiamo 3 giorni per fare di tutto per convincere Draghi ad andare avanti. Questo non è il tempo della rassegnazione, questo è il tempo in cui si lotta. Chi vuole rassegnarsi vada al mare. E chi va al mare, invece, può andare al mare, può continuare a lottare anche dal mare, dallo sdraio. Perché le petizioni si possono firmare anche così, gli sms si possono, che non vorrei che fosse un atteggiamento un po' radical chic per cui non si può andare al mare. Chi vuole rassegnarsi se ne vada pure tranquillamente, non lo inseguiremo. Ma chi vuole andare invece al mare, perché può fare un giro, faccia pure giorni di vacanza, ma continui a credere, a lottare, a combattere. Ora è il momento di fare iniziative sul territorio, come quella che lunedì dei cittadini hanno preparato a Milano. È il momento di andare a cercare le categorie, è il momento di andare a cercare i punti di riferimento del mondo culturale. Ora è il momento di andare a cercare i testimonial e le persone normali. Ora è il momento di far firmare la petizione a quante più persone possibile. Non so a quanti siamo ora sulla petizione, 42.000. Avevamo dato come obiettivo 50.000. Io chiedo a chi gestisce la pagina di cambiare l'obiettivo, di mettere a 100.000 l'obiettivo che noi abbiamo di fronte, e a tutte e a tutti voi di iniziare a chiamare sms, whatsapp, telefonate, perché la gente firmi la petizione, la faccia girare e si senta la presenza di un popolo che chiede a Draghi di andare avanti. Draghi deve andare avanti e deve farlo in queste ore sentendo la forza del nostro sostegno. Dopodiché, se Draghi non va avanti, si va a votare. Ottobre, se non si vota ottobre si vota a marzo, se non si vota a marzo si vota a maggio. L'unico modo per non votare, lo dico a quelli che dicono: ah, ma poi si va a votare. Eh sì, io ho sostenuto che non si può vivere di sondaggi, ma una volta ogni 5 anni andare a votare. Non è che poi dichiara guerra a Liechtenstein per prolungare la legislatura, sapete che la legislatura si prolunga solo se l'Italia dichiara guerra a qualcuno. Non mi sembra una buona idea dichiarare guerra a San Marino, a Liechtenstein, solo perché i parlamentari vogliono stare un mese in più. Visto una pausa, ci deve essere qualche parlamentare che lì non si è nascosto dentro. Però il punto fondamentale è che questa campagna elettorale io la vorrei fare un pochino più spavalda di come siamo stati in questi mesi. Perché, amici cari, ce ne hanno dette di tutti. Intanto il fatto che siamo ancora vivi. Guardate che forse non è mica chiaro. Quello che ci hanno fatto tra mostro e campagna sulla vicenda Conte è incredibile. Guardate che è incredibile, credetemi, è incredibile. Primo punto. Secondo punto. Quello che ci hanno fatto in questi mesi ci ha rafforzato. E c'è un dato di fatto in tutti i sondaggi, anche quelli che ci odiano. C'è uno zoccolo duro di persone che ci crede. Qualcuno mi domanda: ma come fanno a crederci ancora? Paradossalmente, dopo aver passato tutto quello che avete passato, ci credete di più. In alcuni casi anche con alcuni eccessi. Trovo dei renziani che dovrebbero, diciamo così, moderarsi. Però, anche se renziano e moderato nella stessa frase, è un'espressione che difficilmente può essere accettata. Ragionevolmente, ci siamo fatti aiutare da degli esperti, questo zoccolo duro vale circa il 3%, circa 1 milione di italiani. Cioè 1 milione di italiani, la percentuale di persone, che il numero totale di voti alle politiche è di poco più di 30 milioni di voti, così aspettato, c'è 1 milione di italiani che ci crede, a prescindere. Molti siete qui, altrimenti non state... No, aspetta, vedete il renziano moderato? Cioè, no, aspetta. Il renzismo non si cura neanche con la quinta dose, cioè, è una roba che aspetta, fammi finire, ci arrivo.
diciamo, questa è la base, va bene? Poi ci sono circa, ci hanno spiegato quelli bravi, 5 milioni di italiani che, come numero minimo, nei sondaggi dicono quella posizione politica che loro hanno è stata più seria di tutte, sono credibili, ma non li prendo in considerazione necessariamente per il voto, almeno per il momento. È infatti il sondaggio di gradimento che ci dà intorno al 15%. A tutti quelli che ho, 5 milioni sono tanti, vorrei dire ce ne sono altri 25 che non sono convintissimi, diciamo così, ma questo è un passaggio. Poi ci sono 7 milioni e mezzo che hanno votato sì al referendum sulla giustizia. E poi ce ne sono 15 milioni che sono attesi di votare contro il reddito di cittadinanza. Cosa voglio dire? Che se ci eliminiamo la giacchetta della paura e ci rimettiamo in moto con convinzione, che si voti il 9 di ottobre, che si voti il 15 marzo o che si voti il 21 maggio, noi abbiamo di fronte a noi un lavoro straordinario che possiamo fare. Abbiamo uno zoccolo duro che altri non hanno così convinto. Magari altri sono di più, ma la convinzione che è stata vista e che viene vista nei vostri occhi, temprati da tutto ciò che è successo, è strepitosa. In qualsiasi organizzazione complessa che si occupi di marketing o che si occupi di cultura politica, l'idea di avere una base così significativa è un valore, un asset straordinario. C'è un potenziale che è a portata di mano, c'è un mondo di riferimento almeno su due questioni, giustizia e reddito di cittadinanza, ma potrei proseguire dal lavoro alla sanità, che è affascinante. Noi che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo dire, serve un tam tam. Io ho detto, questa assemblea avremmo dovuto chiamarla dammi il 5. Poi mi è venuto il dubbio, dice no, se dico che si punta al 5% è poco. Dammi il 5 vuol dire che se ciascuno di noi mentalmente prova a portare in squadra altre 5 persone da qui ai prossimi mesi, prova a spiegare lui personalmente, non l'intervento di Renzi in televisione, ma perché su queste cose noi abbiamo avuto ragione dalla storia e avremo ragione nel futuro, se cioè ci impegniamo non con delle banalizzazioni degli slogan, ma con la politica, facciamo una cosa meravigliosa. Facciamo una campagna elettorale spavalda e allegra, ma soprattutto facciamo politica. Cerchiamo consenso. Portiamo argomenti, non ci vergogniamo di ciò che siamo, anche perché noi siamo gli unici che possono dire il tempo degli incapaci è finito. Noi non staremo coi 5 Stelle perché dare un'altra chance agli incapaci significherebbe dare un colpo al cuore all'Italia. Accendere la luce dell'universo, così ha detto quello della NASA vedendo quell'immagine. Fa un po' ridere pensare che loro stavano guardando con le immagini del telescopio la nascita delle galassie e la morte delle stelle, proprio mentre noi in Parlamento guardavamo la morte dei 5 Stelle in modo diverso. Ma io sono molto affezionato alla parola stelle. Mia figlia si chiama Esther, Ishtar, stella in ebraico. Vengo da una città che deve tutto alle stelle, non soltanto per Galileo. Sì, Galileo era pisano, va bene. Però quando ha avuto bisogno di guardare in alto si è spostato a Firenze e infatti è... Ma perché quella città ha nel cuore del suo cittadino più grande un costante riferimento alle stelle? Chi di voi ama la Divina Commedia? Purtroppo le cerimonie dell'anniversario di Dante, morto nel 1321, sono arrivate in piena pandemia, ma chi di voi ama la Divina Commedia sa che le tre cantiche finiscono con, tutte e tre con la parola stelle. Uscimmo a rivedere le stelle, puro e disposto a salire le stelle, il purgatorio, e poi il bellissimo 33° canto della Vergine, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Ma c'è un pezzo che, specie in questa fase, io sto molto riflettendo così per questa fase preestiva, poi... preestiva, estiva, ho già fatto una settimana di ferie, quindi un poco pre e molto estiva. Stavo molto riflettendo e pensavo che il 15° canto dell'inferno in realtà è uno dei più belli.
Dante incontra il suo maestro, Brunetto Latini. Lo mette in un girone un po' così, oggi la cancel culture probabilmente cancellerebbe anche quello, il girone dei sodomiti. E tuttavia le parole di affetto profondo che Dante esprime per Brunetto sono da brividi, quasi sconvolto dal fatto di vederlo lì, e contemporaneamente fanno venire le lacrime, almeno come Paolo e Francesca, l'affetto che prova per il maestro che gli aveva insegnato come l'uomo s'eterna. Parole, anche mentre le dico mi vengono i brividi a pensare quanto ciascuno di noi ha bisogno di un maestro, quanto abbiamo bisogno, oggi si dice, di leader, di punti di riferimento, di persone che ti indicano la strada. A un certo punto c'è la frase che io trovo tra le più belle della Divina Commedia, che vorrei che lasciassimo a ciascuno di noi. Trovo talvolta un po' troppi dibattiti tra di noi, anche di paura, di preoccupazione. Ora che succede, ora che si fa? Bisognerebbe ricordarsi dell'incontro tra Brunetto e Dante, quando alla fine Brunetto gli dice: se segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto. Se segui la tua stella, se tu segui la tua stella. La stella nella storia dell'uomo è sempre servita a questo, a indicare la rotta ai naviganti. La stella è servita a far battere il cuore agli innamorati, a far riflettere i pensatori, ma la stella è anche il vero punto di riferimento di chi sa perfettamente che guardando in alto poi si sa dove mettere i piedi, guardando in alto si sa dove mandare la nave, guardando in alto si riesce ad arrivare a un glorioso porto. Io penso che Italia Viva oggi stia in mezzo a una profonda transizione. Per anni ci hanno detto che non servivamo a niente, ci hanno detto che eravamo stati degli incoscienti a fare la scissione, ci hanno detto che eravamo una banda di esaltati, che rischiavamo di mandare il paese in default. Poi piano piano anche chi ci odia si sta rendendo conto che quella scissione ha salvato l'Italia, quella scissione ha salvato il PD, oltre che salvare noi, quella scissione ha permesso di arrivare a un presidente del Consiglio che si chiama Mario Draghi, quella scissione ha permesso all'Italia di essere credibile in Europa. Non oso pensare cosa sarebbe accaduto se noi non ci fossimo messi di traverso su un paio di ipotesi per la presidenza della Repubblica. E vorrei che arrivasse da qui l'augurio di buon lavoro al presidente Sergio Mattarella, impegnato anche in queste ore in una difficile operazione di rilancio. Italia Viva è questo. Oggi che i fatti ci danno ragione, vorrei invitarvi, come vi invitai alla prima Assemblea Nazionale, a non avere paura. E nel pensiero bellissimo delle stelle che sconquassano il cuore, che abbiamo visto col telescopio web, pensare ciascuno di noi a quella frase di Brunetto Latini: se tu segui la tua stella non potrai fallire a glorioso porto. Buon lavoro a ciascuno di noi.